Jacopo Giannecchini qui al Rally del Ciocco, una gara che era partita abbastanza bene, con un buon potenziale perché abbiamo visto un incremento per quanto riguarda le posizioni. Poi cos'è successo? Sì, eravamo partiti un po' anche sul Kivalap, qualche problema d'assetto dovuto anche a dover fare 6 prove di continuo, quindi avevamo caricato 50 litri di benzina più una gomma di scorta, quindi la macchina era leggermente sbilanciata. E quindi niente, dopo il primo giro abbiamo fatto delle prime regolazioni, in effetti già anche sulla prova dopo che mi si è rotta la macchina, e eravamo già 5 secondi sotto dopo 3-4 km di IPS, quindi avevamo sicuramente potenziale per poter giocarsi poi la nostra partita, perché in effetti eravamo 35 secondi dall'assoluta, cioè eravamo lì, via, diciamo, c'eravamo. Poi sono macchine, si è rotto, ci ha ceduto il cambio, la terza marcia, e ci siamo dovuti arrendere. È così, Pietro. Una gara lunga perché poi era anche importante per il trofeo Rally Nazionale, che qui aveva un punteggio importante con coefficiente 2,5, e quindi sarebbe stato un bel passo avanti. Sì, infatti è una gara a coefficiente 2,5, quindi i punti erano importanti, e purtroppo quello che ci dà parecchio rammarico è che noi eravamo in crescita e la gara Jacopo aveva preso un bel passo. E purtroppo però quando c'è la sfortuna non si può fare niente, è andata così. Pazienza, cioè non è che si può ritornare indietro e rifare tutto. Diciamo che quello che siamo stati, ci siamo divertiti, e ora poi vediamo col proseguo della stagione. Jacopo, a proposito di questa stagione, che avete scelto Ciocco per appunto motivi di campionati, di vari trofei, perché appunto abbiamo non solo il TRN, ma anche c'era anche l'Open Rally, e quindi insomma, e ora quindi cosa facciamo? Ma sinceramente mi dispiace, sono rammaricato perché ci tenevo particolar maniera a arrivare in fondo, anche per tutte le persone che ci stanno dietro e che ci supportano, e quindi questa era diciamo una partita importante. È andata male, però io non demordo, quindi cioè, sono lottatore di natura, quindi sicuramente quando mi succedono queste cose, anzi mi viene fuori anche credo quella marcia in più che probabilmente andremo avanti o con il prossimo Coppa Italia o per la zona, insomma, o partecipare e seguire con il trofeo sia Open che Asci Lucca, perché siamo iscritti a tutti i trofei. Comunque, cioè, ripeto, per fortuna ci sono delle persone che ci continuano e credono in noi, nella nostra serietà e come facciamo. Quindi noi diamo sempre il massimo e questo per noi penso è molto importante. Ultima parola sul pilota, no? Che mi sembra che abbia preso un buon feeling con questa Super 1006. Sì, Jacopo ha preso un feeling ottimo e poi, come ti ho ripetuto prima, sta crescendo sempre gara dopo gara, quindi diciamo il passo è buono, ci possiamo lottare i diversi trofei che siamo. Se la fortuna, diciamo, che ci assiste, anche come ha detto bene lui, per le persone che ci seguono, che ci danno il sostegno, noi non molliamo, anzi questa cosa qui ci rende ancora più aggressivi, cioè ancora più con la grinta di continuare e fare meglio le prossime gare, sicuramente crescendo. In bocca al lupo quindi. Grazie.